Mentre la città di Matera è in fase di preparazione per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, Miglionico è stata in piena festa per celebrare i santi patroni, San Pietro e Sant'Antonio da Padova. Ma quest'anno la festa non è stata una vera festa, perché la comunità è ancora scossa dalla tragedia avvenuta qualche giorno fa nell'agro di Miglionico, dove hanno perso la vita i fratelli Ragone, Francesco e Giovanni. Solitamente, la comunità veniva svegliata il giorno 29 da fuochi d'artificio che echeggiavano nell'intera cittadina. Quest'anno, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Ragone, non ci sono stati e non ci saranno luci o forti suoni, ma solo momenti di riflessione e silenzio. Di rito, la processione, dopo la Santa Messa, con il carro trionfale che accompagna i santi tra le vie del centro storico e la banda trionfale che ha portato un po' di sorrisi tra i cittadini. I festeggiamenti, alla fine, hanno fatto il loro corso e torneranno il prossimo anno. Ma quando le luci ci saranno spente e i viandanti e le giostre saranno andati via, rimarrà ancora la comunità di Miglionico, volenterosa di andare avanti e ricca dell'unione tra i cittadini.